la mia ricetta. Oggi voglio fare una cosa particolare, le brioche alla salsiccia. Brioche alla salsiccia, cosa molto molto interessante. Come procediamo? Come procediamo? Procediamo e non si ha. Comincia subito male, che non si apre. Non comprate la roba di questa roba qua, perché fa fatica ad In teoria aprirsi. dovevamo averla già aperta perché non si dovrebbe vedere la marca. Come no, scusa, questo video è stato fatto a scopo di fini commerciali, con l'inserimento di prodotti No, in famosi. No, teoria non non è, è quindi non ci questa la pagano per cosa. farlo. No, Porca suina. no. No, no. Qui sto usando tra l'altro il suino, ragazzi, andiamo a vedere il suino bellissimo, eccolo qua, guardate, salsiccia. Ma tu dovresti parlare poco perché è una mia E allora ricetta. ti chiedo scusa, io cerco solo di accompagnarti un pochettino. Vai, Allora, spiega, spiega. prendo la pasta sfoglia brisée, prendo il tagliapizza, anzi no, prima un'altra cosa Mi sono devo dimenticato fare. qualcosa, ho dimenticato. No, no, devo prendere la salsiccia e ce la devo spalmare tutta sopra. Scusate ragazzi, ma è un po' difficile. Non è difficile, ragazzi, perché io agisco. Quindi devo sbudellarla. Devo sbudellarla, come dicevano i famosi serial killer. Sì, raga, si sbudella così. Ovviamente le mani pulite. Lo sbudellamento della salsiccia, stiamo vedendo qua, mentre la Pami con la sua abilità che l'ha resa celebre in tutta la casa. Inizio a schiacciarla. Devi fare questo con tutta la salsiccia? Sì. Non puoi farlo in un video con tutta la salsiccia, ci mettiamo 20 minuti, ci Ma tu lo mettiamo. stoppi al limite. Non puoi stopparlo e farlo Volendo posso ripartire. stopparlo e farlo ripartire, ma noi siamo abbastanza caserecci, come ci hanno detto, e quindi le cose vanno fatte, Caserecci diciamo. genuini. Poi sembrerebbe che, tanto guardate la felicità del cane, ne vedete una coda che si muove, la Pami lo copre. Tranquilla, attenzione, continua a staccare pezzi di salsiccia. Posso rubarne un pezzo? No, perché devo Ah! vedere se mi basta. Dammi un pezzo di salsiccia. Porca miseria, porca. Dai che c'ho fame! Non viene bene per niente. Scusami, scusami, ti chiedo scusa, ti chiedo scusa. Cioè, doveva essere il mio video, non tu E protagonista. allora ti lascio a te, ti lascio a te. Però tu non parli, non puoi fare un video che non E parli. come no, devo stendere la salsiccia perché tu non hai mai visto i video che faccio sotto la musica e video di cucina. Ah, dici che andava messa sotto la musica. In teoria parli, ma poi comunque loro ti fanno vedere un pezzo e poi dopo ti mettono l'altro pezzo che è già tutto E fatto. vabbè, ma scusa, così la gente dice: scusami, io non riesco a farlo uguale perché lo tagliano. E magari, cioè, scusami, magari può succedere anche che uno fa una cosa e poi quando ti fa vedere l'altra parte del video, in realtà non l'ha fatta lui. Non hai mai Infatti, pensato a l'ha questa fatto cosa? un'altra persona. Io ho sempre pensato che se le cose non vanno, cioè vengono tagliate, ci potrebbe essere sotto il barbatrucco. Invece, ragazzi, la Pami, guardate che con l'amore nelle mani sta spalmando la salsiccia in questa bellissima base. Come si può chiamare? Una pasta sfoglia? Passa brisi. È una pasta brisée, una pasta brisée. Quindi mi raccomando, pasta brisée. Abbiamo anche il No, ma voi formaggio. potete usare pasta sfoglia, cioè qualsiasi cosa. Io ho preso la pasta Ma brisée. si può usare anche tipo la carne trita o ho fatto proprio con la salsiccia? No, questo è fatto con la E salsiccia. come si chiama? Cosa? Come piatto? Lo puoi fare come antipasto. Lo puoi fare come antipasto? Beh sì, questo io Questo ce ne ho è un ben. antipasto perché io l'ho sempre fatto come antipasto. Mamma mia, io l'ho sempre mangiato con tanto amore. È vero. Briochine salate alla salsiccia. Briochine salate alla salsiccia, ragazzi. Abbiamo trovato il nome del piatto. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Come mai non stai riempendo in centro? E adesso? Ah, ecco, era tutta una cosa proprio. Ah. Scusa, io stavo più zoomando sulla salsiccia più che sul te, amore mio. Intanto abbiamo il cane con dei problemi. Vediamo, vediamo se ce la fa. Ti manca solo poca salsiccia. Pensi che ti basti? Quanto pesava la salsiccia? Scusa, non abbiamo detto le quantità, non abbiamo Ma non detto. importa, Ah, prendete a un po' di caso proprio. salsiccia. Devono riempire quella che avanza, non la usano. Ho capito, ho capito, ho capito. Quella che avanza se la posso mangiare cruda. Posso Possono fare quello che fare vogliono. quello che vogliono. Guardate che meraviglia, ragazzi, come si sta spalmando proprio
veramente in una maniera morbosamente. La merdina! No, in un video di cucina non puoi dire così, dai. Ma lo sanno i ragazzi che Porca siamo miseria. ironici Ho capito, noi. ma speriamo non lo guardino solo i ragazzi, ma possa spopolare come tuo primo video di cucina, ragazzi. La serie infatti si chiamerà In cucina con la Pami, i prodotti sono buoni anche domani, quindi vediamo se... Cosa c'è? Cosa c'è? Siamo quasi, ragazzi, è veramente ansiolitica questa cosa nel stare qua a guardare te che spalmi la salsiccia, però va bene perché mi sta anche cadendo un po' di bava. Vediamo un po'. Vedo che ne manca poco, ce l'hai fatta e ti è bastata tutta la salsiccia, e per me non ce n'è un pezzettino. La Grazie. salsiccia, raga. Oh, pensavo meglio. Va bene così, va bene così. Dammi un pezzo di salsiccetta. Fai l'occhiuder felice. Grasso. Ottima scelta questa salsiccia. Ok. Vai avanti, cara la mia chef. Sto spalmando ancora tutta. Dobbiamo Dobbiamo mettere fare una bella bene, zoomata sulla. Guarda, io potrei mangiarla anche già così, questa cosa. È veramente meravigliosa da vedere. Siamo? Andiamo avanti. scusate, Adesso ne va. C'è il cane, ragazzi, come state vedendo, che sta una sentendo odori volta ambigui. composta la vostra, diciamo, torta salata, che poi diventeranno dei cornetti. Prendiamo il tagliapizza e andiamo a fare. Un'incisione in quattro. No, In in otto. otto. In otto, in un'incisione in otto. Intanto vola via, causa vento. No, amo, dai, mettila in forno così perché adesso è troppo buona. Mangiata la pasta frise con la salsiccia. Poi. Scusami, però o filmo. Non è che posso. Comprate anche, ragazzi, del pane confezionato Ma per non lo evitare devi, che. guarda, devi Scusami, quale di scusa, pane? scusa. Per evitare che si muovesse la carta da forno. Questo è un video ridicolo così sta Perché tu venendo. pensavi di fare un video serio? Normale, Un non video c'è sempre normale. sotto che fai. Scusami. Perché non Vai, sei tu vai avanti, vai avanti. protagonista, Vai. E sempre tu devi essere. non si spiega neanche cosa stai facendo. Poi prendo delle fettine di formaggio. Qualsiasi, io adesso ho preso le Dalmer, però potete prendere quello che volete. E no, Non so se fate puoi dire dei il nome. pezzettini e li mettete così, giusto? Su, tu stai facendo la cucina, a me mi chiedi se è giusto. Posso avere una fetta di formaggio a A fette? fette. Aspetta un Va bene, attimo. aspetta. Ah, quindi ogni fetta diventa un cornetto. Bravo! Scusami. Buono. Adesso. Possiamo farli più spesso questi video di cucina. Poi adesso, sempre che non mi si sminghiunazza tutto, prendo la fettina, giustamente Vediamo un po' cosa succede. mi appoggio, sempre se lo faccio nel verso giusto. Ah no, non è il verso Non giusto, è sa neanche questo. come si Il fa. verso giusto è questo. E poi l'arrotolo. Questo così. L'arrotolo. Guardate che forma che ha preso. E faccio il mio cornetto. Che figo. Adesso tu questo lo ripeterai per tutte e otto, sicuramente Sì. facci vedere come si vede finito un cornetto. Poi dovete prendere, non so se vi piace a tutti, il pesto e aggiungergli un goccino d'acqua per renderlo più morbido. Prendere il pennellino. Ah, perché avevamo anche un pennellino, avevamo, ok. Sì, un pennellino. E passarglielo sopra per sigillare il tutto. Oh, guardate che meraviglia! Per sigillare il tutto glielo spalmate sopra. Ragazzi, ed ecco qua le briochine finite.
spennellate e pronte per andare in forno circa un quarto d'ora. Poi comunque date una controllata voi, quando vedete che sono cotte, doratele e tirate fuori. A quanta temperatura il forno? 180, 180. 180 di temperatura. Tra 10 minuti, 10 minuti e un quarto d'ora sono pronti, dipende dal forno che hanno. E niente, poi dopo quando le fate fateci sapere come sono venute. Per la prima volta è tutto, vi saluto, ciao dalla Pami!